Carlo Antonio. Bene Dio sia lodato e benedetto in eterno. Prima di dare inizio alla celebrazione del matrimonio, dobbiamo insieme ringraziare il Signore. Vi invito ad alzare le vostre mani davanti a Dio, chiudere gli occhi e ascoltare e seguire la preghiera. Signore Gesù, ti siamo grati e riconoscenti questa mattina per la gioia immensa che tu poni dentro i cuori nostri per lo Spirito Santo in favore di questi cari giovani che oggi verranno uniti in matrimonio. Li affidiamo in modo particolare a te, perché essi sono davanti a te, perché tu li abbia a benedire d'una benedizione soprannaturale. Li affidiamo di cuore a colui che si può prendere cura di loro, di noi e di tutti quelli che continuano a sperare in Dio. Così ti affido le famiglie di questi cari sposi, i parenti, gli amici, i conoscenti e la fratellanza presente, perché insieme vogliamo partecipare alla loro gioia. Ti ringraziamo, nostro Padre, perché in tutto e per tutto desideriamo riconoscere il tuo amore e la tua benignità. Resta con noi e tienici in santa atmosfera e di pace, di comunione e di vero amore. Te lo chiedo per grazia e nel nome di Gesù, Signore nostro, benedetto in eterno. Amen, amen. Potete accomodarvi. Daremo subito spazio alle nostre sorelle perché cantino un canto di dedicazione al Signore per i nostri cari giovani sposi. Grazie, 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 grazie a Dio. Vorrei vedere qui i testimoni dove sono. Prendete il vostro posto. Benedetto il nome del Signore Gesù. Grazie a Dio. Ti ringraziamo e ti lodiamo, nostro amato Signore Gesù.
ringraziamo Gesù stamattina perché il nostro cuore gli è grato e riconoscente, perché gli ci consente ancora per grazia di partecipare a questo culto speciale, nel quale culto adoriamo innanzi ad ogni cosa il Signore, ma altresì onoriamo tutti quelli che amano onorare Lui nella Sua parola. Lo ringraziamo di cuore perché Egli ha saputo stabilirci in questo tempo ed anche ha voluto donarci la vita fino ad oggi, perché noi potessimo gioire con chi gioisce, e questo mi pare sia il giorno opportuno nel quale possiamo gioire e congioire insieme, perché è scritto che se un membro del corpo soffre, il corpo di Cristo è la Chiesa, tutto il corpo ne risente, ma se c'è un membro del corpo della Chiesa che gioisce, tutto il corpo insieme ne congioisce, per cui la gioia del cuore è l'espressione dell'amore di Dio che si affaccia alla nostra vita perché ciascuno possa prenderne atto e considerare che tutti i giorni appartengono a Dio e che la nostra vita deve essere necessariamente sottoposta alla sua volontà, perché quando lo siamo e ci siamo incamminati per essa, Dio è stato il nostro consolatore nei tempi in cui c'è stata l'afflizione, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, ed Egli sa cambiare il volo in allegrezza e in danza. Così Egli fa ancora oggi per tutti quelli che lo amano e lo amano sinceramente. Volevo adesso invitare le nostre damigelle di una certa età, perché vogliono consacrare ai nostri sposi una recita speciale basata sulle sacre scritture. Vi prego di ascoltare attentamente. Prego. Il Signore sia lodato. Il Signore vi benedica, o sposi cari. In questo giorno vogliamo ringraziare il Signore per voi, o giovani sposi, con una preghiera. Una preghiera innalzo a te, Signore, per questi cari sposi che sono davanti a te. Tu li hai destinati l'un per l'altro, falli camminare nel tuo volere. Il Signore, Egli vi ha uniti nei vincoli Suoi d'amore. Grandi cose Egli vi darà se in Cristo camminerete con fedeltà. Se tu amerai il Signore, tu avrai delle gioie, tu avrai dei bambini che saranno la gioia in tutto il tuo cammino. Vigna fruttifera la tua moglie sarà se tu l'ammerai con sincerità. O sposa di bianca veste senza macchia, seppure candida tu sarai, di certo un uomo fedele e verace tu avrai, gioia e letizia dal Signore riceverai. C'è chi cerca ricchezze e lodi qua giù, ma ricordatevi che la casa la edifica solo Gesù. Case e sostanze, Salomone dice, sono l'eredità dei padri, ma dal Signore viene la moglie prudente. Se da donna di valore tu ti comporterai, il cuor di tuo marito si fiderà di te, tu non avrai già mai mancamento alcuno. Essa si cingerà i lombi di forza, il Signore fortificherà le sue braccia, ella considererà gli andanti della sua casa e non mangerà il pane della pigrizia.
I tuoi figli si leveranno e ti predicheranno beata. Il tuo marito, anche egli ti loderà dicendo: molte donne si sono portate valorosamente, ma tu le sopravanzi tutte. Seppure questa vita non vi darà ricchezze, e malgrado le lotte che incontrerete qua giù, se in Cristo Gesù vi confiderete, non più tempeste, ma pace celeste, da mani a sera Gesù vi darà. La grazia è cosa fallace, la bellezza è cosa vana, ma l'uomo e la donna che amano il Signore sono quelli che saranno lodati. O sposi cari, che in questo giorno siete venuti davanti a me al mio altare, vi dico: figli miei, amatevi, tenete fisso a me il vostro sguardo, ed ecco, io vi apro la mia mano e vi congiungo in questo giorno la mia grazia sia su di voi e sui vostri figliuoli, che soltanto a me dovrete voi portare. La mia benedizione è quella che vi arricchisce e vi solleva nel momento triste. Vivete in pace come io ve l'ho comandato, o voi che fate parte del popolo mio amato. Alzi l'Eterno la luce del suo volto verso di voi e vi stabilisca la pace, e mettete il mio nome sopra i vostri figlioli ed io vi benedirò. O giovani sposi, che innanzi alla presenza di Dio, scrutatore di tutti i cuori, siete oggi venuti per essere uniti e congiunti nel santo stato del matrimonio da Dio ordinato. Pace a voi e carità con fede dal Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Sì, amen, poiché Egli dal principio, avendo creato tutte le cose, fece anche noi e disse: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si atterrà alla sua moglie, e i due diventeranno una stessa carne. Perciò oggi, dice l'Eterno, rallegratevi, e da capo vi dico: rallegratevi, rallegratevi del continuo nel Signore. E venite, rallegratevi, attingete con allegrezza le acque della fonte della salute. Sì, certo, poiché il vostro aiuto viene nel nome del Signore che ha fatto i cieli e la terra. Poiché egli dice: figli miei, meglio val per voi un piatto d'erba dove c'è amore che di buon grassato dove non c'è amore. Poiché l'amore è forte, sì, l'amore è forte come la morte, molte acque non potrebbero spegnere questo amore, né fiumi inondarlo. Se alcuno desse tutte le sostanze di casa sua per questo amore, non se ne farebbe stima alcuna. Quando le ombre oscure di questo mondo triste vorrebbero offuscare la vostra pace e gioia, ricordatevi di Cristo e del suo sangue sparso per voi e per i vostri figlioli. Gridate a lui nel dì della distretta ed egli si leverà repente, vi darà soccorso e vi dirà per sempre: io vi sarò vicino. Tenetevi per mano, guardatevi negli occhi e insieme ringraziatevi Dio del vero amore. Io sono con voi, figli miei, dimorate in me ed io dimorerò in voi. Io sono il buon pastore e nulla vi mancherà, né il pane, né l'acqua della mia benedizione, nell'amor mio che supera ogni allegrezza, nella forza nel dì della debolezza. In ogni tempo io vi sarò vicino e vi terrò con me al fin del mio cammino. Possa tu come Rebecca crescere e fruttare, o cara mia sorella che il Dio devi amare. E tu come Isacco, caro mio fratello, ringrazia il Signore per questo giorno bello. Il Signore sia lodato. Grazie al Signore Gesù. Avremo una brevissima meditazione della parola di Dio. Vi prego di ascoltare con la massima e diligente attenzione. E per voi, per amor vostro, che il Signore lo fa in principal maniera, perché noi possiamo aderire ed ascoltare ciò che il Signore ha da dire a ciascuno di noi. È vero che la parola è dedicata soprattutto agli sposi, ma interessa ciascuno di noi, ciascuno di quelli che avete una vita presente e ne avete una futura. Che siete singoli o sposati,
quel che conta è che voi abbiate cura delle anime vostre mentre ne abbiamo tempo. Così vi chiedo gentilmente di alzarvi qualche attimino in riverenza alla parola di Dio. Vi prego di ascoltare perché leggerò in alcuni diversi libri della Bibbia, ma sarò molto breve nella lettura. Sto per leggere nel libro del Cantico dei Cantici, al capitolo 8. Il Signore sia lodato. Chi è costei che sale dal deserto, che si appoggia vezzosamente sopra il suo amico? Io ti ho svegliato sotto un melo, dove tua madre ti ha partorito, laddove quella ti ha partorito si è sgravidata di te. Mettimi come un suggello in sul tuo cuore, come un suggello in sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte e la gelosia è dura come l'inferno. Le sue braccia sono braccia di fuoco, sono fiamma dell'Eterno. Molte acque non potrebbero spegnere questo amore, né fiumi inondarlo. Se qualcuno desse tutta la sostanza di casa sua per questo amore, non se ne farebbe alcuna stima. Vogliamo dire amen alla parola di Dio. Ora leggerò un'altra parte della scrittura, Proverbi 31. Dio sia sempre lodato. Chi troverà una donna di valore? Il prezzo di essa avanza di gran lunga quello delle perle, il cuor del suo marito si confida in lei. Egli non avrà giammai mancamento di veste. Ella gli fa del bene e non del male tutto il tempo della vita sua. Vogliamo dire sempre amen. Leggerò gli ultimi versi nella Epistola agli Efesi, capitolo 5. Mogli, siate soggetti ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della donna, siccome ancora Cristo è capo della Chiesa ed egli stesso è salvatore del corpo. Ma altresì come la Chiesa è soggetta a Cristo, così le mogli debbono essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, siccome ancora Cristo ha amata la Chiesa e ha dato se stesso per lei, a ciò che, avendola purgata col lavacro dell'acqua, la santificasse per la parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, non avendo macchia né crespa né cosa alcuna tale, ma santa ed irreprensibile. Così debbono i mariti amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la sua moglie ama se stesso, perché niuno giammai ebbe in odio la sua carne, anzi la nutrisce e la cura teneramente, siccome ancora il Signore Gesù fa con la sua Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si congiungerà con la sua moglie, e i due diventeranno una stessa carne. Vogliamo dire amen alla parola di Dio. Vi potete accomodare. Nel ringraziare il Signore stamattina, volevo gentilmente che ciascuno educasse se stesso spiritualmente, perché convenire all'ascolto della parola di Dio significa pregiarsi di un certo interesse ed onore che non è dagli uomini, ma viene direttamente da Dio. Capisco bene che ciascuno
si invola a volte attraverso i propri pensieri e si ritrova in altri luoghi e smentisce persino quello che ha ascoltato e che magari non ha ben compreso. Ma è necessario che ciascuno di noi possa ogni giorno farsi un esame di coscienza personale per aderire non solo per concetto religioso, per termine di conoscenza generale di colui che si dice io credo, io credo, io credo, ma è necessario che ciascuno di noi possa fermamente e in modo sostanziale avere cura della propria anima, perché solo in Dio potrà essere approvato, approvata l'anima che del continuo si rivolge all'Onnipotente. Fede nella parola di Dio significa credere senza dubitare di essa. E noi ringraziamo Dio perché questa fede non è stata di nostra proprietà e non è neanche nostro vanto, per cui possiamo dire io credo al di là, al di sopra di chiunque o di qualsiasi concetto religioso, ma la nostra fede è unicamente in colui che si chiama l'Eterno. Significa colui che è sempre esistito e che dimora nell'eternità. Noi lo chiamiamo Gesù Cristo, l'immutabile Dio, cioè l'Iddio di tutti i tempi, come di tutti i secoli e di tutte le generazioni passate, di quella presente e se ve ne saranno di quelle future. Per cui vi prego gentilmente di ascoltare ciò che il Signore ha sempre voluto dirci e amandoci d'un amore speciale, egli è convenuto ad avere un contatto personale con l'uomo perché l'uomo faccia un'esperienza personale con lui. Noi questa esperienza l'abbiamo già fatta, seppure non ci riteniamo talmente maturi nelle cose di Dio e né tantomeno diremmo mai di conoscerlo a pieno, ma per quella piccola parte che abbiamo sperimentato di Lui, oggi possiamo dire che siamo dei peccatori salvati per la grazia di Dio. E per la grazia di Dio significa che noi siamo stati enumerati con tutti i peccatori che esistono oggi sotto questa volta celeste, perché è scritto tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma per mezzo di Cristo nostro Signore, ecco che la barriera di separazione, il muro di separazione fra l'uomo e Dio è stato abbattuto per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Vi posso assicurare che la vera pace nella famiglia consiste nell'armonica comunione che si può realizzare insieme attraverso Cristo Signore, che è l'unico erogatore vero della pace eterna di Dio. Non dimenticando che è scritto, giustificati per mezzo della fede in Cristo Gesù nostro Signore, di colui che ha detto Padre, tutto è compiuto. Nel compimento del suo sacrificio in croce, noi siamo stati salvati per mezzo di Cristo nostro Signore, e questo è come se noi avessimo già attestato per la vita e per la morte di appartenergli per tutta l'eternità. Vi prego, fratelli e sorelle ed amici e parenti degli sposi, la famiglia che si trova qui, Dio vi benedica d'una benedizione grande, perché il Signore ha voluto accordarci questo grande privilegio del quale nessuno
si reputa meritevole. Viviamo in una epoca malvagia, satura di malvagità, e l'uomo ormai è divenuto come se fosse stato infatuato da un potere che non riesce ad allontanare da sé, né tantomeno a vincere. Questo è il potere di Satana, che attraverso il peccato ha sedotto tutte le genti. Ma per mezzo di Gesù Cristo, ricordati che tu puoi avere la più grande delle tue vittorie. Quelle vittorie che non sei riuscito mai ad ottenere, perché vorresti cambiare vita, vorresti cambiare pensieri, vorresti cambiare carattere, vorresti cambiare atteggiamento, comportamento, vorresti cambiare condotta, vorresti essere una persona diversa, cioè migliorare la tua vita in tutti i sensi, soprattutto spiritualmente, moralmente, oltre che fisicamente e materialmente. Ma hai provato molte volte, non sei riuscita, e ti trovi sempre sotto la schiavitù di un giogo che ti opprime, ti oppressa e ti tiene sempre in uno stato d'ansia, di depressione e di continua acerbità, nevrosia, che non riescono a darti pace né posa né riposo nel cuore. Ma Cristo è qui stamattina per mezzo della sua parola. Egli ti ama d'un amore che non puoi comprendere. Noi l'abbiamo compreso solo in piccolissima parte, ma il suo amore è un amore molto alto, più alto di tutti i cieli, è più profondo di tutti i mari ed è largo, largo, più di tutto l'universo. Questo è l'amore di Dio che molti non hanno saputo apprezzare, né tantomeno hanno saputo riconoscere, perché guardano solo il male che succede fra le nazioni oggi. Parliamo di tutte le catastrofi, di tutte le tragedie, di tutte le disgrazie che succedono oggi nel mondo, e non riconosciamo che questo è il frutto del peccato, cioè della trasgressione alla legge santa e ai comandamenti divini e agli statuti eterni del Dio che li ha emessi per il bene dell'uomo, per il bene della propria famiglia, per il bene dei propri figli, per il bene della nazione. Spero che voi ascoltate la parola di Dio, perché questo è il frutto dell'amore di Dio per ciascuno di voi. Perché il vostro interesse non sia soltanto materiale, perché la vita materiale, che consiste in questo corpo che deve prima o poi morire, ha solo un tempo. Non è eterno il nostro corpo, non dureremo per sempre in questa vita, prima o poi arriverà anche il nostro turno. E la scrittura dice che vale all'uomo che guadagna tutto il mondo con le sue ricchezze, con le sue vanità, con le sue mondanità, con le sue effimere gioie, con i suoi sollazzi e soddisfazioni, con tutte le concupiscenze che oggi aumentano e si moltiplicano sempre di più, e alla fine si perde l'anima nostra per sempre. Questo è un messaggio di speranza per ogni anima che crede in Cristo ed ascolta di cuore la parola di Dio. E la parola di Dio è una parola valida non solo per tutti i tempi, ma per tutte le classi sociali, per tutti quelli che hanno ricevuto da Dio l'alito vitale dentro. Perché se tu stamattina puoi respirare, lo devi a Dio. Se tu puoi vedere, lo devi a Dio. Se tu puoi ascoltare, lo devi a Dio. Se tu puoi deambulare e quindi muovere braccia, muovere gambe, tu lo devi a Dio. Perciò è scritto: ogni cosa che ha fiato
lodi il nome del Signore. Cosa vogliamo fare noi stamattina? È una giornata stupenda per questi cari giovani che oggi posso unire in matrimonio quale ministro di Dio, ma anche quale ministro di culto, riconosciuto dal Ministero dell'Interno, e con decreto ministeriale che già godo da molti anni ad oggi, e quindi questi sposi saranno uniti sia civilmente che cristianamente davanti al Signore nostro Dio. Per questo lo ringraziamo, perché la nostra devozione è particolarmente diretta al Signore, ma con scrupolo di ringraziamento e di riconoscenza a Dio. Se volete sapere qualcosa, ve la dico, perché non posso trattenere ciò che è nel mio cuore. Io amo tanto, tanto il mio fratello Antonio e la mia sorella Daniela. Dio lo sa, perché gli vuole che noi parliamo in verità, e ciò che diciamo deve essere di fonte leale ed onesta, cioè dal nostro cuore. Antonio è molto giovane, sta sposando la nostra sorella Daniela. Io sono qui da circa 14 anni, credo che devi fare 24 anni, non mi sbaglio, Antonio? Sì? Perciò quando ho conosciuto Antonio aveva solo 10 anni, un ragazzino che grazie al Signore con la propria famiglia ha creduto nel Signore Gesù, e beh, l'ho tenuto vicino per un certo tempo, poi insomma mi è scappato, si dice, dalle mani, no? Ha voluto un po' vedere cosa si dice in giro, ma ecco che a qualcuno venne il desiderio spirituale di portare Daniela qui in questo luogo dove noi adoriamo il Signore Dio nostro. E questo è stato il mezzo prezioso usato da Dio per riportare alla mente di Antonio e al suo cuore la parola che egli ha ricevuto dal principio, dal Signore, per mezzo della quale egli ha anche fatto il patto con il Signore. E oggi ho la gioia di poterli sposare nel nome del Signore. Vogliamo dare gloria a Dio, ma applaudiamo di cuore i nostri sposi che davanti al Signore restano, e spero che lo siano e che rimangano uniti nel Signore tutto il tempo della vita loro. Che ne dite voi, papà e mamma? Papà e mamma degli sposi, che ne dite? Voi siete sempre dello stesso parere di restare uniti nel Signore? Che questa unità desiderata da chi veramente ama non è altro che l'espressione di un cuore che si favorisce l'un l'altro nel Signore senza mai riserve, senza mai risentimenti, senza mai ipotecarci a pensieri e a strane condizioni di vita che non sono descritte nella legge e nei comandamenti del Signore. E per questo ringraziamo il Dio stamattina. Che ne dite di dire grazie al Signore? Va? Tutti quelli che avete la bocca, dite grazie al Signore. Ho detto tutti quelli che avete la bocca, se c'è qualcuno che non ce l'ha non lo può dire. Bene, Dio sia lodato e benedetto in eterno. Il cammino della vita a volte sembra lungo, faticoso, difficile, tortuoso, perché si incontrano molti ostacoli. Sappiamo che la vita è fatta di gioie e di dolori, a volte diciamo più di dolori che di gioie, ma nella speranza di un tempo ed una vita migliore che il Signore ha riservata per noi, perché è scritto, il Signore disse, chiunque crede in me ha la vita eterna. Ditemi un po', voi vorreste
vivere per l'eternità avanti. Dobbiamo essere sinceri. Chi dice amen? Visto, non vorreste mai morire. Ma questa promessa è fatta dal Signore, perché seppure lasceremo questo corpo, finalmente entriamo in una vita che non avrà mai fine, perché il Signore ha preparato per noi un corpo che non morirà giammai, ma che durerà per sempre, nell'eternità dell'eternità, perché è scritto che noi saremo simili al Signore. Ho detto che sarò breve perché, insomma, stamattina ho dovuto aspettare un pochino questi sposi. Sapete, si dice che gli sposi si debbono fare aspettare. Ma siccome abbiamo avuto sempre pazienza, e allora l'abbiamo aspettato con amore. E stamattina ringraziamo il Signore per questa breve meditazione della parola di Dio, ma preziosa e cara ai nostri cuori, da non dimenticare fin tanto che il Signore ci terrà in questo mondo, in questa terra, dentro questo pianeta. Ringraziamo il Signore, ringraziamolo di cuore, è quello che desideriamo ricordare, ed appellandoci a ciascuno di noi e di voi, ricordiamoci che il Signore richiede l'assoluta fedeltà, fedeltà della moglie verso il marito e fedeltà del marito verso la moglie. Sappiamo l'epoca in cui stiamo vivendo, l'infedeltà, l'oltraggio, l'offesa e la continua, direi, snaturata manifestazione di uomini e di donne che fra loro non si riconoscono più, significa non si rispettano più, non si amano più e non vogliono più avere fra loro un contatto ed un'unità perfetta nell'amore di Dio. Noi invece aderiamo ad una famiglia che veramente si deve e deve essere chiamata famiglia, perché oggi la famiglia è stata sgretolata, è stata sparpagliata, è stata distrutta. Ma il Signore continua a dire che i due diventeranno una stessa carne, talché non sono più due, ma una stessa cosa. Questo legame si chiama amore di Dio. È un legame perfetto che durerà vita naturale durante. È al Signore che ci ha convitati in questo giorno meraviglioso, nel quale giorno possiamo vedere questi sposi uniti davanti a Dio, siano rese al Signore lode, gloria ed onore per Gesù Cristo, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Applaudite gli sposi, cominciateci da adesso. Chiedo intanto agli sposi di alzarsi. Voglio fare la rituale domanda prima di accedere alla loro promessa. E noi vogliamo ascoltare insieme a questi sposi che sono qui davanti a Dio e vicini ai loro testimoni. Chiedo a te, fratello Antonio, hai tu di cuore davanti a Dio deciso di prendere per tua legittima moglie
la qui presente Daniela Domenica. Ma non l'ho sentito, voi l'avete sentito? Va bene, insomma, forse è arrivato fino là. E così chiedo a Daniela la medesima domanda, voglio fare anche a lei. Daniela Domenica, hai deciso di cuore davanti a Dio di prendere Antonio quale tuo legittimo marito? Sì, devi dire la stessa cosa di lui, sì, di cuore, sì, gridalo, l'avete sentito voi? Forse si dimentica che io sono sordo, non ci sento. Amen. Applaudite gli sposi. L'avete sentito tutti, a parte questi testimoni, la Chiesa, l'Assemblea, tutti testimoni che loro hanno deciso di camminare e vivere insieme nel Signore. Ora prego, dove sono gli anelli? Gli anelli dove sono? Ah, arrivano qua i più grandi della Chiesa. Ah. Alleluia. Avanti. Bene, fratello Antonio, prendi l'anello della sposa. Ora girati verso la sposa, per favore. Credo che sia giusto che voi state in silenzio, perché sono solo gli sposi che debbono parlare. Allora, io, Antonio Botti, prendo te, Daniela Domenica Russo, Daniela Domenica Russo, quale mia legittima sposa, e prometto davanti a Dio, alza gli occhi verso il cielo, e davanti a questi testimoni, guarda i testimoni, di essere il tuo leale e fedele consorte nella buona e nell'avversa sorte. Questo anello, mostragli l'anello, io ti dono in segno perpetuo del nostro amore. Applaudite gli sposi, prego. Amen. Ora la sposa. Io, Daniela Domenica Russo. Più alta la voce. Prendo te, Antonio Botti, quale mio legittimo sposo, e prometto davanti a Dio, alza gli occhi al cielo, e davanti a questi testimoni di essere la tua leale e fedele consorte nella buona e nell'avversa sorte. Questo anello, mostragli l'anello, io ti dono in segno perpetuo del nostro amore. Amen. Mettigli l'anello al dito. Applaudite gli sposi. Amen. Bene. Un attimo.
Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ringraziamo il Dio perché ancora in questa circostante e meravigliosa giornata di gran festa nel Signore ci ricordiamo che se nel cielo c'è grande festa per un solo peccatore ravveduto fra gli angeli di Dio, penso che anche oggi gli angeli del Signore si sono rallegrati nel vedere Antonio e Daniela davanti al Signore per essere uniti nel suo nome. Dall'esame di detto documento e secondo la disciplina della Chiesa, risultandomi nullo stare alla celebrazione matrimoniale, svolgendo la prevista liturgia, ho domandato allo sposo se intende avere per moglie la qui presente Russo Daniela Domenica e da questa se intende avere per marito il qui presente Botti Antonio. Ed avendomi ciascuno risposto affermativamente a piena intelligenza anche dei testimoni, io sottoscritto, preso atto delle loro dichiarazioni di voler vivere il matrimonio secondo l'insegnamento dell'Evangelo, ho dichiarato pubblicamente che i medesimi oggi sono uniti in matrimonio davanti a Dio e davanti agli uomini. Vogliamo applaudire gli sposi. Amen. Quindi ora prego lo sposo perché dov'è? Io avevo lasciato qui. Metta la sua firma nel registro dell'atto di matrimonio. Canta a me, ossa delle mie ossa, e carne della
La porta perché era chiusa. Vabbè. Volete girarvi verso tutta l'assemblea? Vedete che sono graziosi questi sposi. Eh? No. Fategli un sorriso d'amore. È una coppia meravigliosa. Ringrazio Dio per questo. Ora chiedevo a papà e mamma degli sposi a farsi avanti, venite avanti, perché dobbiamo ora affidare questi giovani al Signore per tutto il corso della loro vita, poiché ora entrano in una nuova dispensazione di vita familiare ed hanno bisogno del nostro supporto d'amore, di preghiera. Qui vicino, fratello Giuseppe, vicino. Tuo figlio, tu, no, no, fratello, tu, accanto a tuo figlio, tu, fratello, accanto a tuo figlio. Sì. Bene, sia ringraziato il Signore, che ne dite se vi unite davanti a noi e congiuntamente a questi sposi vogliamo ora supplicare il Signore perché Dio li benedica oggi e per sempre. Sappiamo che il Signore sarà sempre la forza della nostra vita. E tutte le volte che siamo stanchi, aggravati, oppressi, tentati, lacerati da molte afflizioni, infermità, malattie, difficoltà, necessità, ricordiamoci delle parole di Gesù. Egli ha detto, venite a me. Voi tutti che siete stanchi, aggravati, ed io vi darò riposo. Riposo alle vostre anime, alle vostre menti, ai vostri cuori, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Venite avanti, sposi, datemi le vostre mani. Fratello, metti mano sopra così di tuo figlio. Sopra di tuo figlio, voi le mamme avvicinatevi, mettete le vostre mani sugli sposi. Vogliamo chiudere gli occhi. Signore Gesù, ti siamo grati perché tutto quello che si evolve nella vita e si svolge ogni giorno è nudo e scoperto agli occhi tuoi, poiché la tua conoscenza è infinita. Come lo è la tua intelligenza e la tua sapienza, la tua potenza e il tuo amore. Grazie, Padre, per questi amatissimi sposi, che tu li abbia benedire ad una benedizione, così come ti abbiamo chiesto dal principio, meravigliosa, speciale, stupenda, gloriosa, per la loro vita in comune, nella loro nuova casa, essendo ora sotto lo stesso tetto, vivendo la vita insieme, li affido nelle tue mani, i loro genitori, la loro famiglia che è qui presente.
tu li abbia a toccare in un modo potente, abbia tu a far sentire loro che tu solo sei un Dio di pace e di verità. Grazie di cuore per averci tu esauditi. Ed ora, quale tuo ministro e servitore, io li dichiaro davanti a Dio, ai testimoni, alla famiglia e alla Chiesa, marito e moglie, nel nome del Signore Gesù Cristo. Siate benedetti da Dio. Amen. Applaudite il nome del Signore e gli sposi insieme. Questo documento attesta la vostra unione matrimoniale oggi davanti a Dio, sia civilmente che cristianamente. Lo potete, e credo che è giusto portarvelo con voi se dovreste eventualmente andare, insomma, a farvi qualche giorno di tour delle cosiddette nozze. Alleluia. Bene, nozze felici, ma nel Signore, perché senza il Signore, fratelli, non v'è una vera speranza, ma nel Signore sì. Se avrete a fare un viaggio di nozze, ricordatevi di tenere sempre il Signore davanti agli occhi vostri. Poi, dopo il documento che vi attesta che siete marito e moglie, ve ne do un altro documento: la parola di Dio, che deve accompagnarvi tutto il tempo della vita vostra, perché è scritto: meditate in esso libro, notte e giorno, perché da esso dipenderà la vostra via felice, da esso dipenderà la vostra prosperità nel Signore. Ricordatevi che questo è il libro di tutti i libri, perché è unico al mondo ed è l'eterna parola di Dio. E Gesù disse: cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà giammai. Che Dio ti benedica. Vogliamo applaudire gli sposi? Beh, lo farete ancora oggi pomeriggio fino a sera, ma noi vi accompagneremo con la preghiera, perché stasera qui nello stesso luogo avremo un culto speciale con la Santa Cena alle ore 18, e quindi ci ritroveremo nella casa del Signore. Ma staremo con voi solo in spirito, non nel corpo, e chiediamo a Dio che ciascuno di voi resti unito a questo timore e tremore, perché è fonte di vita. Ora mi dispenso solo un attimino, che ringraziamo tutti quanti il Signore, e poi scioglieremo le file. Prego gentilmente di alzarvi in piedi. Grazie Signore. Tutti quelli che avete le mani, spero che li alziate in presenza di Dio insieme a noi. Signore, ti ringraziamo, buon Padre Celeste, perché sei stato buono, misericordioso in verso di noi oggi, come lo sei stato nel passato e lo sarai per sempre. A te raccomandiamo questi sposi in un modo unico oggi, per la loro vita presente e futura, perché tu possa arricchirli, possa inondarli e possa tu sommergerli della gloria del tuo nome. Da mattina a sera, da sera alla mattina, dal capo ai piedi, dai piedi al loro capo, siano benedetti, e se darai loro della prole, si ricordino che tu hai detto: mettete il mio nome ai vostri figlioli ed io vi assicurerò la mia benedizione.
benedici la famiglia intera e tutti quelli che hanno partecipato a questa loro gioia. Ora accompagnali in pace, preservali oggi nella sala di trattenimenti, che ognuno rimanga alla tua presenza, che non dimentichi la tua parola, di onorare il tuo nome e la testimonianza, e che tu ci hai fatti i tuoi figlioli, quale figliore di luce e di pace. Ed ogni grazia ti chiediamo per l'intera nazione e questa città, la provincia e la regione, nelle tue mani, e piccoli e grandi, giovani e vecchi, primi e ultimi, nel nome di Gesù, Signore nostro, benedetto in eterno. Amen. Chiedevo subito alla mia moglie di farsi avanti, per favore, mia moglie, così ci facciamo la foto con gli sposi di ricordo, e poi ognuno, insomma, è qui per farsi tutte le foto che vuole. Amen.